Durante il nostro viaggio alla ricerca dell'aria condizionata nel deserto, ci siamo fermati in una torre alta alta per mangiare una torta buona buona. Purtroppo ci sono stati un po' di malumori sulla torta buona buona, la volevano mangiare i mostri e soprattutto hanno ammazzato Chico per mangiarselo, perché la torta non gli piaceva, e Anna ha rubato la torta buona buona per mangiarsela tutta. Torta al formaggio con ciliegie, sei la mia pargoletta prediletta, ti chiamerò piccina mea. Torta al formaggio, se qualcuno ti si avvicina io lo ammazzerò, lo ucciderò. Dov'è? Dov'è la torta al formaggio? Non c'è nessuna torta al formaggio. Tutte le torte. Ho sentito qualcuno che chiamava torta al formaggio. Hai sentito male, hai sentito malissimo. Probabilmente è stato Chico. Io non ho chiamato. Penso che sia il mio stomaco, forse ho fame, quindi hai mangiato la torta al formaggio? Non l'ho mangiata la torta, stai zitta. È la torta al formaggio che parla. Allora stai zitta, ok? Non è la torta al formaggio. Ma questo stomaco fa veramente un sacco di rumore. Quante ne hai mangiate? Ma niente. Vieni da qui, ok? Il mio stomaco è sotto la sabbia. Ma che... è impossibile. Vediamo un po'. Aiutatemi. Aspetta, sto scavando. Qua sotto sei? Aspetta che ti scavo. Aiuto. Dove stai? Ma quando sei profondo non ci... Ma non lo so, sei qua sotto, Chico! Aiutami, Lion, mi senti? Ti prego, sono qui, aiutami! Sto scavando, ma non so dove sei! Ma dov'è? La madonna, ma... Finalmente, quanto ci hai messo? Ma scusa, ma come sei finito così in profondità? Una tempesta? Stavo facendo il rifugio segreto con i mattoni e la tempesta mi ha dato un travolto. Allora, il rifugio segreto con i mattoni mi ha fatto veramente cagare? Veramente sei arrivato anche un bel po' in ritardo, Dovuto farlo dove l'abbiamo fatto. Dovuto? Stai zitto. L'ho seppellito. No, adesso usciamo. Io ti sputo in testa. Dai, forza, no, andiamo. Ecco qui, lo sapevo. Ma perché non ho colpa io? La tempesta. La tempesta, te lo do io. Una tempesta di sputi. Dai, adesso a me ritocca tappare tutto sto buco. No, quello così è eccessivo, però fa molto male. Fa male nel cuore o fa male nel sedere? Perché deve fare male in entrambi i posti. Bene, sono contento. Dappertutto. Guarda, sei veramente la persona più inaffidabile che io conosca. Non è bello avere un amico come te. Anzi, è ancora più brutto avere un amico come te nel deserto in una situazione di emergenza. Mi fai schifo. Sono d'accordo. Dovrebbe tappare questo buco adesso. Sono molto utile, però. Tappa il buco. Cammina. Te. Vabbè, guarda, ok, faccio subito. Posso anche tipo truffare un po' così, no? No, un po'. Devi tappare bene, non sprecare il mattone. No, ho con tanti mattoni, per quello volevo farlo. Tappa, disgraziato, prima che io ti rispinga di sotto e ti lasci da dove ti... No, quello... La vuoi sapere la verità? La vuoi sapere la verità? La vuoi sapere la verità? No, non sei mancato neanche un po', stai meltendo, stai piangendo, No, non sto più, non me ne frega proprio niente, sono dentro di te stai piangendo, lo sento. Ero più contento quando non c'eri. Ecco. Non è vero. Queste sono menzogne. No. Vuoi sapere un'altra di verità? Spero che tu torni sotto la sabbia. Ecco. Vabbè. No! Adesso ci vado a mettere, però, Allora, ragazzi, dai, lasciamo perdere queste discordie. Venite con me. Allora, purtroppo qui abbiamo la torre, l'abbiamo fatta. Abbiamo anche l'altra torre. Abbiamo due bellissime torri fatte di mattoni. Sono un po', diciamo così, rustiche, però secondo me funzionano bene. Oh, fighissime. L'unico problema. Ma sicuramente tengono il fresco questo. Sì, il fresco lo tengono, però dentro c'è un creeper. No, il fresco c'è un creeper, per questo. Sì, e secondo te io non l'avevo visto, vero Anna? Ma stavo aspettando che tu finissi di raccontarci la storia della tua vita. Secondo te la storia della mia vita è un creeper dentro una capanna? Non lo so. Calmi, quello scoppia tutto, bisogna disinnescarlo. Non entrate, non venite. No, non ci posso. Io non ci, veramente. Chi è stato? Chico. Non dire io, non è dai, sotto la sabbia, basta. Cioè, aggiusta adesso almeno, ci vengo anch'io sotto la sabbia adesso. Ma porca miseria, ma che razza di capo ci siamo nominati? No, è stato Chico, io l'ho visto bene, c'era il vetro. Qui c'era il vetro. No, il cielo non lo possiedo. Dai, dobbiamo rifare il vetro. Ci sono due frammenti di vetro, sei contento di quelli? Cioè, guarda qui che scassone. Ci penso io a fare il vetro, c'è una tempesta pure. No, Lion. No, dentro. Senti, dammi i mattoni. Tieni i mattoni, fai tu, ecco, mi nascondo. Qua bisogna tappare prima che sia troppo tardi. Seconda cosa, ci serve qua le assi di legno. Le assi di legno, dobbiamo tapparci, per bene anche. Il legno è dentro l'altra casa, vado a prenderlo. Però io, amici, ce l'ho io, ecco. Penso che ce l'avessi anche io, ma va bene lo stesso. Mi sta accumulando la sabbia. Anna, entra dentro, adesso metto subito il vetro. Ci penso io. No, sta entrando il fogliame. Ecco qui, perfetto, no?
Ma okay, è chiuso bene perché c'è la sabbia dentro casa. Sì, è chiuso bene. Vi faccio vedere, più o meno. Vabbè, vi faccio vedere. Ma infatti non è chiuso bene, scusate. Perché non ho la sabbia? Ma non è che il tetto aperto. C'è un buco, chi è? Dov'è il buco? Devo farlo velocemente. No, è tutto giusto, è perfetto, anzi. Guarda che bellezza. Cioè, si può andare in alto, c'è il vetro. Ma guarda che bello. Puoi vedere fuori, guarda da qui dall'alto, è bellissimo. Ci sono i nostri letti proprio. E addirittura noi potremmo dormire da oggi in avanti qui. Fuori, cioè siamo fuori, oh, ma dentro. Finalmente, che bello. E vi dico di più, stellato. Ben presto accederemo ad una tecnologia pazzesca chiamata aria condizionata. Tocci, che figo, nel deserto è la cosa più utile del mondo. Mamma mia, ma davvero? Sì. O ci stai solo prendendo in giro? Non mi sto prendendo in giro, è la vera verità. E vi dico di più, questa è la vera, è il vero segreto delle vere giovani marmotte. Magari non riescono a scappare l'aria dal posto condizionata? Ma riescono a costruirsi qualcosa che le faccia stare bene nel posto dove vivono. E noi faremo proprio questa cosa qui. Adesso, da qui in alto, potremo dominare il deserto. E quando avremo l'aria condizionata, lo domineremo ancora di più. Saremo molto felici. Del fresco. Venite, bello, venite, vi faccio vedere anche l'altra struttura che abbiamo, che è la torre di osservazione. Da lì possiamo avvistare posti nuovi. E quando avremo portato i blocchi della città, quelli della fornace segreta degli abitanti, potremo costruire anche quella. Potremo avere la nostra forgia personale. Eh sì, ci serve, quella è indispensabile. Infatti, guarda quanta sabbia. Non però ti preoccupare, la tolgo io la sabbiozza. Ma è troppa, mi sa qui. Questo qui è l'altro posto che vi devo far vedere, la torre di osservazione. Anche qui posso stare qui, Lion, ti prego. Voglio osservare tutto il giorno, proprio, è bellissimo. Ti piace osservare, sei un osservatore, tu, vero? Sì, non vedo di solito, però mi piace osservare, provarci almeno. Devi sempre tenere pulito, ricordatevi, tenere pulito è la cosa più importante, togliere la sabbia sì, che sì, si accumula. Sì, ho già spalato tutta la sabbia al piano di sotto io. Guardate com'è bello, guardate come si domina il deserto proprio, Guarda, vedo sabbia, cactus, sabbia più piccola, alberelli morti. E poi vedo un imbecille. Eccolo qui. Dai, lo sapevo, quanto lo sapevo. Più io a destra due, una vacca. Eccola lì, non mi spingere. Vuoi cadere dalla torre? No, non voglio cadere dalla, molto male. Però adesso possiamo rimetterci in viaggio. E oggi, siccome siamo pronti a partire, io ho portato una torta di formaggio. Una cheesecake, sì, la torta al formaggio, cheesecake. La condividi? La condividerò, ma non adesso. Adesso ci dobbiamo mettere in viaggio e dovremo andare molto più lontano di quanto siamo andati fino ad oggi. Quindi preparatevi. Allora senti, a tal proposito, io mi sono rotta le scatole. Ma non c'è un cammello, un elefante e un emu? Un bel cammello, ragazzi, sarebbe veramente il massimo. Secondo me potrebbe esserci un cammellone. Cosa ne pensi, Gigo? Sei un cammello? Io ne penso che... No, guarda, io non ho acqua per me, non lo voglio condividere col cammello, sinceramente. Ma il cammello è bravo. Ma Massimo gli lecchi le gobe, no? Che schifo. Non credo si possa fare. Comunque il cammello se la cava da solo. Di solito i cammelli sono abili e sanno crearsi quello che gli serve. Cioè sono cammelli, vivono nel deserto. All'acqua, come fai a creare l'acqua? Guarda che i cammelli ti portano dove c'è l'acqua, perché loro lo sanno. Infatti. Ma in base a cosa impara lo sanno? Dai cammelli, Chico, portaci all'acqua. Ma è impossibile, come faccio? In ogni caso abbiamo una nuova, un nuovo arrivato tra di noi. E cioè il succo di cactus. Abbiamo capito come si fa a suggere il cactus. Secondo me questo sarà una perla per noi, per le nostre avventure, una perla. Stiamo correndo, il succo di cactus non è infinito. Mi serve il succo di cactus. No, non è il momento ancora. Dai, correre. Voglio assaggiarlo allora, almeno. Tutti quanti noi corriamo, un bel sogno nel cuore abbiamo. Dovete tutti dire quanti la... noi corriamo, tutti nel sogno, non me lo ricordo più. Che schifo che fa. Io non canterò perché mi si asciuga la gola poi. Credo che questa sia una piramide diversa finalmente da quella che abbiamo visto. Se è di nuovo la stessa, io farò esplodere del deserto con un enorme urlo di dolore. Però Io mi tappo le orecchie, mi tappo no, le orecchie. No, non può essere la stessa. Noi ci nascondiamo sotto la sabbia. Non può essere la stessa. Non è la stessa. Allora, l'ultima che abbiamo visitato l'abbiamo lasciata fracassata. Non è la stessa. Non è la stessa. I beduini! Lì dentro, lì ce ne vedo uno. Beduino del deserto, mannaggia Pippo. Non è proprio del deserto, questo è un beduino un po' più appena arrivato, ma comunque meritano stesso il nostro disprezzo e le nostre botte. Sposta. No! Oh, attento, ma stai smantellando la piramide. Chiedo perdono, non è stata colpa mia. È Anna. Stato spaventoso. Allora, prima di tutto, Cas. Cosa c'è? Cosa? No, no, non ci credo, no. Io sono senza parole. Stai bene, Lion? Sei vivo? È morto, no, è mi morto. È esplosa una bomba. Credo proprio dritta dritta nei gioielli di famiglia. Che male, sono scoppiati quelli. Ai, che male. Male, ma che
che è successo? Ma non lo so, questo posto era una tipo trappola, era una trappola tipo. Cioè, ragazzi, io ho cavato la pressure plate, come faccio sempre, no? Da bravo esperto di piramidi quale sono. Ma non ha funzionato e... Ma non è che hai martellato accidentalmente le TNT? No, la cassa era tutta trappolesca. C'era una cassa strappolata. Cioè, era una cosa veramente infame questa. È esploso completamente tutto. Motivo per il quale non è giusto che io vada a cercare queste cose. Dovrebbe scendere un peone al posto mio. Quale? Ma guarda, la prossima volta scende uno di noi due. Però, cioè, adesso abbiamo perso tutto. Cioè, abbiamo perso tempo. Sì, sì. Meno male che non ho perso le mie cose almeno, guarda. Mancava proprio perdere solo quello. Vabbè, ce ne andiamo. Cambieremo posto. Continueremo ad andare sempre nella stessa direzione. Penso di là. Prossima andiamo, volta, però, dobbiamo cercare di stare un pochino più attenti, eh. A meno che qua magari non ci sia qualche tesoro di consolazione. No, lì non c'è mai niente. Esplode di nuovo lì se vai, secondo me. Guarda, non toccarlo. Va bene, non ho passiamo più una canzone oltre, nel cuore. Saremo più fortunati. Sì, però sono arrabbiato adesso. Quindi questo deserto e allora è diventato... Allora canta una canzone che sfoghi la tua rabbia. Girano le palle al vento, nella sabbia son contento. Non mi piace molto stare nel deserto del male. E ma che è sto posto? E infatti cos'è sto posto qui? Sto bucato. Non è che tipo sotto ci sono delle stanze nascoste o sono passati gli alieni, potrebbe anche essere i cerchi nella sabbia. Sì. Può essere. Vediamo un po', fammi provare. Ragazzi, confermo la teoria, sicuramente sotto c'è qualcosa. Ho preso un'altra boccata per terra molto brutta. Allora, magari sarebbe meglio smetterla di fare sta cosa qua, eh. Forse abbiamo trovato un'altra tribù di beduini, gli è collassato la loro base, capito? Oppure scendi tu. Ci sono i Tremors. Vado, ci vado subito, popo. Anna, non ci interessano le storie della tua vita, con queste persone tremanti che conosci tu. Piano, Cico, allora, piano. Ci stai facendo crollare. Non voglio farlo, amici, però è molto in profondità. Scendi. Okay, scendi. Piano però, così. Piano. Che scusa, bravo. Non voglio rompere, lo dico, bravo, non voglio. Scendi. Aia, sotto, non di lato, sotto. Ma sotto. Siamo sicuri? Oh, sì, eccola. È una miniera. Anna. Sei morta? No. Sono viva, sto bene. Comunque sei deficiente abbastanza, eh. Cioè, se te lo dico, perdonami. Ma mi ha fatto crollare la sabbia sotto i piedi. Ecco, Cico, è anche colpa tua, sei veramente un cretino. Allora, mi mentre siamo veramente qui, io mi bevo il giucco di cactus sperando Furio, che troviamo altro. Ma la sete è pazzesca. E io? E tu niente, ovviamente, lo chiedi a fare. Lo sapeva, è vero. Però c'è un problema qui. Allora. Secondo me non è esplorabile. Infatti, mi serve un po' perché la è tutta sabbia. Possiamo scavare la sabbia però, vedete? Piano piano e troveremo dei tesori. L'unica difficoltà è che... ce n'è tanta di sabbia. Ma spertugiamo un botto il deserto così. A me sinceramente me ne frega niente. Però vorrei... A sinistra c'è qualcuno, sei dopo i rumori beduinici. Dici? Qui c'è qualche stanza? Palesemente. Sì. Ma ste robe, cioè, perché è tutto cresciuto nella sabbia? Non dovrebbero crescere nella sabbia le miniere. Anzi, dovrebbero crescere nella pietra. Dovrebbero avere una struttura un po' più solida. Non è neanche così normale che ci sia tutta sta sabbia in profondità. No, raga, cioè, è impossibile, completamente impossibile. Abbandoniamo la nave, per cortesia. Guarda quanti ma sono. Ma io ho bisogno di bere o sete. Magari qui c'erano delle antiche risorse, delle bibite beduini, che sai, oh, minatori. Io vedo solo dei beduini e delle ragnatele. Non e mi sopra sembra niente di commestibile. Vedi, qualcosa. Vedi, vado a vedere. Magari sì, c'è qualche bontà qua in mezzo. Vedo della bontà. Grandissimo, vai. Sì, aspettate. C'è della bontà, sono quasi sicuro. Vai, dici che cosa buona, ti prego. Entra dici nella che cosa bontà, buona. Entra nella bontà. Allora, non rompi quello, qui. È meglio che non rompo perché potrebbe crollarmi la bontà addosso. Però qui vedo che qualcosa devo staccare, altrimenti non riesco a passare. Tolgo questo pezzettino così. C'è un'ascia, lo faccio io. No, ragazzi, la bontà potrebbe anche esserci, ma... L'unico motivo qui per cui non è crollato tutto è perché c'erano le ragnatele. Se io devo passare le devo togliere. No, quindi muori così, muori. Niente di fatto, ragazzi, dobbiamo riemergere di nuovo e riprendere il nostro beduinaggio. Sempre cercando la tecnologia perduta. E magari anche qualche cammello farebbe davvero comodo. Quello farebbe comodo, allora, sarebbe più facile beduinare. Direzione che stavamo percorrendo, Cico, veloce. Lì, eccola lì, proprio la bussola umana lì davanti. Sei sicuro? Anna, confermi? Sì, molto sicuro. No, me so persa, non lo so. No, mamma mia. Confermo allora io, vai, andiamo. Vai, andiamo dritti. Ma tu sei sicuro? Sono proprio sicuro, nonostante sia sicuro, sei tu anche l'odore di esplorazione verso questo lato. Ma sei convinto tu che sia dritto di qua? Dell'odore no, ma della direzione sì. Ma scusate, ma questo giorno sta durando più del solito. Cioè, stiamo in giro da un bel po' ormai. Ma perché siamo rimasti sotto la piramide? È un po' troppo tempo, mi sa, guarda, lo dico. Dici che è passato un intero giorno intero? Ma tu hai una vaga idea di quanto sei svenuto, te? No, infatti, perché mi sono rinvenuto. Ho detto, ci sono i miei amici, che bello. E lì mi è passata la paura. E noi lì giù a urlare, sei vivo, svegliati, no, è morto tipo. Abbiamo anche
pensato per un attimo se mangiarti, perché avevamo fame. Come se mangia? Mi sembra eccessivo. Io no, mi dissocio, cioè. Oh, senti, del porco non si butta via niente. Anna, questi insulti gratuiti in mezzo al deserto mi sembrano veramente eccessivi. Oltretutto, no, sono caldo. Sicuro di che parte avrebbe preferito mangiare Chico. No, vedi però, lo sapeva. A sto punto la prossima volta, guarda, stai attento. Ci vai subito con i denti, brutto pervertito, incredibile. Basta. È il caldo che ci fa male. Siamo sotto la pioggia da troppo tempo. Ma c'è ancora quella cheesecake? Certo, la cheesecake sacra è nelle mie mani. È il momento, è il momento di metterla. No, sì. Assolutamente no. Non la può mica mettere in mezzo alla sabbia. Dobbiamo trovare un posto dove fermarci, un bel tempio. Io speravo di trovare quest'aria condizionata. Mi dicono, mi ricordo dalle giovani marmotte che si parlava di una tribù fantomatica. Ma io guarda che aveva questa tecnologia. Che noi stiamo tornando indietro, eh? No, fidatevi proprio. Perché noi siamo partiti. Un pozzo beduinico! È un pozzo beduinico, sicuramente, lì davanti! Guarda che non c'è niente, eh? Ma ragazzi, sento l'odore proprio dell'acquetta. Ci deve essere qualcosa per fare. Allora, con questo fatto che tu vedi le cose prima degli altri, hai stracciato le palle. Quante volte ti ho detto che aveva stracciato le palle questo fatto qua? Quante volte? Devo smetterla, non mi dimentico proprio. Io mi dimentico di te un giorno o l'altro, e ti lascio nello sgabuzzino. Quello è male. Vedi poi come piangi, e io non sentirò ragioni, dirò no, fai cagare, perché vedi le cose, sei un uccello del cacchio. Ma scusa, vabbè, fate come vi pare, voi litigate, io vado nel pozzo beduinico. C'è anche l'acqua, pensa te che gloria. Ti prego, dai, posso berla, ho capito, dai, almeno questo, ti supplico. Beh, direi che una bevutina ce la possiamo anche dare qua in mezzo. Proprio, bene. Ma io non... È poca, non è di solito più profondo. Ma è bevibile, cioè. Allora, guarda, io ho 3 boccette, provo a riempire. Dammene una, per favore, che così ci abbeveriamo un po' tutti, vai. Butta. Aspetta, ho sete anch'io. 4? Grazie, aspetta che mi arriva. Sì, sono possibili. Che buono, vai. Finalmente proprio. Ma, Ok. Cico. Vai, sbevazziamo. Mamma mia, la quota. Ma è finita, eh. Ma di già. Sì. Che posso era, scusa. Oh! C'è qualcosa? Aspettate un attimo. C'è qualcosa? Non vorrei beccare un'altra trappola, quindi dirò di no. È una trappola quella, sali su. Non c'è niente, perfetto. Allora, questo pozzo è stato inutile. In quale direzione stavamo andando? Riprenderemo il nostro cammino verso stessa direzione. Dove sta sorgendo la luna? Bene. È un problema quella luna. Non è un problema. Allora, a breve tireremo fuori il nostro lettino da campo. Tenetelo già in mano, pronto ad essere usato. 3, 2, 1. Via. Vai! Subito proprio, via! Anna, mannaggia a te! Non acchiappavo il letto, continuavo a lanciarmi, cioè non riuscivo. Imbecille in tutto, veramente, io non so come fai. Quale direzione? Di qua, ok, perfetto. Di qua. Allora adesso però si corre, quindi facciamo così. Mangiatevi un panino. No, la torta. No, la torta dopo. Anna, mangiati un panino, se ce l'hai. No, tranquillo, sto bene. Ecco, borbottami un altro po' che a me mi piace sempre. E se qualcuno di voi ha un altro cibo per me, mi farebbe piacere, perché sto mangiando pane da 10 minuti. Sì, c'ho la carne, quella essiccata, quella gustosa. Grazie, io se vuoi potevo scambiare un panino, ma mi hai detto che non lo vuoi, quindi vai a cagare. Ecco qui. Ma guarda, se ce l'hai ancora. Ce l'ho ancora, ma la prossima volta impara a svegliarti, brutta rintronata del deserto. Grazie mille, sei veramente un giovane marmotto. Veloce, cura proprio, via, corri. Senza fermarci neanche un attimo, abbiamo bisogno della tecnologia dei cammelli e dei cammelli condizionati e del condizionacammelli. Tore. Addirittura quello. Sì. Condiziona cammellatore. Ma noi serve il condizionatore per noi, non per i cammelli. Per tutto. Oh, che cos'è questa roba qui, eh? Oh, che figata, è petrolio, Beh, potrebbe servire questo petrolio. Diventiamo ricchissimi. Dammi il tuo piccone, qualcuno di voi due è ignoranti. Non ricordo neanche come vi chiamate, però. Di ferro. Il mio è di ferro, è meglio. Era petroliosco. Era petrolio, bitume, proprio come te. Tu sei del bitume, secondo me. Bello. Non lo sono. Sì. Adesso provo a raccattare altro di questo. Ma il bitume non mi serve più. Non è quello che si mette per le strade? Eh sì, è tipo... Facciamo le strade anche noi, quindi, l'asfalto. Allora, zitto che devo raccattare il bitume, Spostatevi, per favore. Ok. Vai, bituma, betoniera. Ma non si... Ah, perché si raggruma. Si raggruma in questa cosa qui. Beh, il bitume. Mi piace molto questo bitume a me, Guarda che bitume. Ne ho preso 4. Raffa tutto proprio, raffa. È tipo un carbone, ma super potente rispetto al carbone. Molto più ecologico. Cioè, ecologico no. Però ecologico è molto per più niente. Molto per più far andare duraturo. Più veloci i cammelli. Non credo che serva. Oh, guardate, ce n'è altro qui, altro bitume. Ma è ricchissimo sto posto. Abbiamo trovato un giacimento di bitume, pazzesco. E se solo ci avessimo un altro piccone, potremmo bitumare di più. Beh, ma non ti preoccupare. Guarda quanto, guarda. È
beh, è un luogo ricco di bitume questo, eh. Mi piace il bitume. Bitume. Ma no, no, sei mal giallo. Quanto ti sì, piace, aspetta. Sto abusando del bitume. No, non lo mangiare che poi ti senti male, muori un'altra volta poi. Beh, no, non sono mai morto. Andiamo, venite da questa parte. Potremmo trovare dell'altro. No, dobbiamo andare di là. Sei sicura? Sì, stavo andando dove sorge il sole, vedi, di là. Sei sicura? Sicurissima. Ma prima non stavo andando dove tramontava la luna? Dove sorgeva la luna? Ma il sole e la luna non sorgono nella stessa direzione. Qui sì, qui sì. Sì, qui sì, guarda sono città antica. Un torrione abbiamo trovato. Cosa? Ma quello lì, aspetta, no, aspetta, è pericoloso quel torrione. Guarda, non promette niente di buono, guardalo. Non mi interessa. No, è buono, guarda che bello. Forse qua dentro è un ottimo posto per piazzare dell'aria condizionata antica, che noi potremo sfruttare per creare una base suprema con la tecnologia degli antichi. Mi piace, e quindi... Aspetta, però aspetta, la torta proprio. Nella base della torrione, però non vorrei che ci fossero dei mostri nella base del torrione. Allora andiamoci armati. Armati e armandi. Non c'è nessuno, ragazzi, non c'è nessuno. Ci sono però aspetta. Ci pestano. Ok, uno ci servono rotto. quelli. Vai, scannali. Vai, io li picchio. Scannali. Questo mi vuole, mi desidera, mi brama, mi tocca. Aspetta. Per favore, uccidili. Ok, non farti toccare. Sono andati. Nella cassa la povertà assoluta, però No, scendono altri, non scendono. Lo tappo. Tappa sopra, bravo, un altro, perfetto, ok. Mamma mia, allora, che base, squadrone. Per il momento ci fermeremo qui e passeremo qualche attimo in relax con anche la torta di cheesecake. Bravo, hai fatto il tavolino. E per oggi però direi che questa nottata deve trascorrere, quindi ci fermiamo qui.